Ciao, io sono Schiuma, ho 21 anni e sono di Vicenza e in questo video brillerò un sacco perché fa caldissimo. Ciao a tutti, sono Alec e oggi sono qui per rispondere ad alcune domande che ci ha fatto Music insieme a Schiuma, che è un'altra artista emergente come me e che ha la stessa passione per la musica. Molti dei miei pezzi nascono da un giro di chitarra che scrive Crue, che è il mio principale producer, però i pezzi che scrivo più di impulso o per necessità di solito nascono da un giro di ukulele che scrivo io e su cui poi scrivo il testo e la top line della voce. Sì, Bambola Voodoo e Per Quattro sono delle canzoni che parlano soprattutto di amore e emozioni, ma anche della mia vita e un po' anche di come sono fatta io, perché sì, sono delle canzoni abbastanza tranquille, abbastanza anche malinconiche, che rispecchiano un po' anche i tratti del mio carattere, perché non sono una ragazza abbastanza esuberante, sono diciamo molto pacata e tranquilla, e questo si sente anche dai miei testi e dalle canzoni che faccio. Secondo me Alec ha un linguaggio e un modo di cantare che arriva proprio direttamente in pancia, cioè ascoltando i suoi pezzi riesco subito ad immedesimarmi, riuscire a tipo visualizzare quello che scrive e sì, arriva proprio dentro diretto. Una cosa che mi piace molto della musica di Schiuma è il fatto che riesca a distinguersi dalla massa e quindi diciamo che fa canzoni molto diverse da quelle che sentiamo ogni giorno. E una canzone che mi piace particolarmente è Piccoli Problemi, e, che secondo me è la canzone migliore che ha fatto. E niente, io spero che arrivi molto lontano con la musica perché secondo me è un'artista molto brava e spero che i suoi sogni si possano realizzare, insomma. Credo che la generazione Z abbia una caratteristica che è un po' un'arma a doppio taglio, e cioè che è super disillusa, quindi sa che deve e vuole farsi da sola, e perché non si aspetta tanto l'aiuto da parte del mondo, dell'esterno, eccetera. E quindi da una parte appunto c'è una grande forza di volontà e vuole arrivare dove vuole arrivare, lo vuole fare da sola, dall'altra parte per questo è molto individualista, che non è necessariamente un grande difetto, però può essere un'arma a doppio taglio, appunto. Beh, noi della generazione Z abbiamo i social che possono essere visti sia come un pregio che come un difetto e beh, di sicuro per la musica sono un grande strumento per farsi conoscere da un pubblico maggiore e condividere la propria arte molto più facilmente rispetto a una volta. Però sono anche un grande difetto perché noi giovani, diciamo, siamo intrappolati in questo mondo virtuale e non siamo quasi più abituati alla vita vera, a quella reale, quindi sì, è una cosa abbastanza triste, però è così. Tra 5 anni penso e spero che sarò laureata, quindi se devo pensare a cosa mi piacerebbe molto sarebbe fare musica a tempo pieno, cioè riuscire a guadagnarci qualcosa non tanto per i soldi ma per poter fare musica sempre, tutto il giorno e non dover pensare ad altre cose che non sarebbero più l'università ma un lavoro e tutto il resto. Questa è una domanda che mi mette un po' di ansia, devo dire, perché il futuro sì è una cosa che non puoi predire, poi 5 anni così lontano, quindi sì, però spero, almeno è il mio sogno quello di continuare con la musica e portare avanti questa mia passione e non so, magari trasformarla anche nel mio lavoro un giorno. E sì, per il resto penso di continuare con gli studi, iscrivermi all'università. Infatti l'anno prossimo sono in quinta e avrò l'esame e tutto quanto e niente, vedremo come andrà. L'ultimo
L'ultimo concerto che ho visto è stato quello dello Stato Sociale, lo Sherwood, che ha festeggiato i 10 anni dal primo disco e pazzesco, perché per me loro sono stati davvero la prima ispirazione, mi hanno insegnato loro a cosa serve, almeno per me, la musica e perché volevo farla. Mi sono tatuata pure una loro frase addosso, quindi è stato davvero pazzesco, è stata la prima volta che li ho visti e niente, allucinante. L'ultimo concerto che ho visto è stato quello di Brescia, che è anche il primo che ho visto in assoluto perché io non sono mai andata ad un concerto fino a quest'anno. E questo concerto l'ha fatto al Lumen Festival a Vicenza, ovvero la città da cui provengo io. E tra l'altro questo concerto l'ho anche aperto, infatti io prima di lui ho cantato alcuni miei pezzi. E sì, è stato molto bello, è stato molto emozionante. E oltre ad essere il mio primo concerto che ho visto, è stato anche il primo concerto che ho fatto io, quindi ecco, è stato molto bello. Allora, bestemmia musicale. Io non adoro ascoltare i dischi tutti insieme, nel senso proprio dal primo pezzo all'ultimo. Di solito li ascolto un po' con calma. Però l'ultimo disco che ho ascoltato per intero è Eclissi, l'ultimo di Jamie Tyce, e anche lui per me è pezzo di cuore, adolescenza, è importantissimo, quindi bello. E adesso vorrei ascoltare quello di Galeffi, che è uscito anche quello da poco e sono super curiosa. L'ultimo disco che ho ascoltato è stato l'EP che ha fatto uscire Fra Quintale qualche settimana fa. Fra Quintale è un artista che stimo molto tantissimo, secondo me è veramente bravissimo. Infatti tra un paio di giorni vado anche ad un suo concerto a Padova e sarà appunto il mio secondo concerto. E niente, questo EP in realtà non mi ha fatto molto impazzire, guardando anche gli album precedenti che ha fatto, che sono dei capolavori, però sì, cioè è sempre Fra Quintale, insomma. Beh, dischi da esaltare ce ne sono una marea, secondo me. Però restando sul recente, mi è piaciuto tantissimo Oro Blu di Brescia. E da stroncare, vabbè, non è una parolona stroncare. Se dovessi scegliere, credo che sarebbe Banzai, Lato Arancio di Fra Quintale, ma solo perché me lo ascolto comunque tantissimo. Però non mi ha colpito particolarmente come altre cose che ha fatto. Sempre parlando di Fra Quintale, secondo me è un album che è proprio un capolavoro, del tipo che non c'è nemmeno una canzone da scartare, è Lungolinia, che è uno dei primi album che ha fatto uscire. Mentre un album da scartare, questa è una domanda abbastanza difficile, però penso quello di Fabri Fibra che è uscito quest'anno, e sì, a me non è mai piaciuto in realtà tanto Fabri Fibra. E anche se ascolto anche io, cioè io ascolto molti generi diversi, non ascolto solo indie, ovvero quello che faccio, però non mi ha fatto impazzire appunto questo album. Beh, quest'estate sicuramente mi piacerebbe far uscire un pezzo, ne stiamo lavorando tantissimi, quindi non vedo l'ora che escano. E poi vorrei fare tantissimi live il più possibile e conoscere più artisti che posso. Come progetti per l'estate, di sicuro passare molto più tempo in studio e lavorare per far uscire più canzoni. E adesso che appunto ho finito la scuola e tutto quanto, sono molto più libera, ho molto più tempo. E niente, soprattutto anche rilassarmi perché a settembre inizierò la quinta e niente, spero non sia troppo tosta. E poi si vedrà.